Fedez è dovuto andare nuovamente in tribunale, è stato stesso il rapper a dirlo spiegando cosa sta accadendo. Entriamo nel dettaglio. Sembra non esserci un momento di pace per l'amato e seguito rapper Fedez. Dopo la fine della sua relazione con Chiara Ferragni è dovuto andare nuovamente in tribunale a Roma. Ma come mai questa nuova udienza? Cerchiamo di capire cosa sta accadendo, nuovamente, nella vita di Federico. Forse per lui la pace e la tranquillità non sono in questo momento una voce da spuntare. Entriamo nel dettaglio di questa particolare situazione personale. Fedez diretto in tribunale, le parole del rapper sono chiare. Fedez si è dovuto presentare in tribunale a Roma per un processo a suo carico dopo che il Codacons l'ha denunciato per calunnia. L'associazione è intervenuta nei confronti del rapper dopo che quest'ultimo l'aveva denunciata senza però ottenere risultati. In quell'occasione il giudice aveva lasciato cadere le accuse e così il Codacons ha deciso di citare il rapper per calunnia. E il rapper ha dovuto presenziare all'udienza del processo che si è tenuta a Roma. Ha deciso di comunicare ai suoi followers dove fosse diretto pubblicando quest'immagine molto eloquente. Come si vede dallo scatto è in auto e ha mostrato il dito medio, all'immagine ha aggiunto la frase, "Un giorno in pretura proteggimi". Direzione Roma per l'ennesimo processo inutile contro l'associazione Inutile. Il rapper non ha citato direttamente il Codacons ma il riferimento appare piuttosto scontato. In una storia successiva si era divertito a condividere una foto in cui mostrava il suo addome scolpito, aggiungendo il commento, "Forse il presidente del Codacons è invidioso dei miei addominali". Fedez ci ha abituato al suo modo di essere diretto e lanciare frecciatine anche se c'è un processo in corso, a quanto pare, non ha voluto cambiare strategia di comunicazione. Tra un processo e una frecciatina continua a godersi la sua vita da single nella sua nuova bella casa. Le cose tra lui e Chiara Ferragni sembrerebbero definitivamente finite, sebbene non si conoscono ancora i termini della separazione. Entrambi starebbero voltando pagina, dedicandosi alle loro vite, tra di loro non ci sarebbe mai stata tanta lontananza. Di tanto in tanto sembrerebbe che si lancino qualche frecciatina via social, ma queste sono solo supposizioni dei followers. Per il momento una riappacificazione pare essere davvero molto lontana. Il rapper è stato anche pizzicato con un presunto flirt, cosa che potrebbe non far piacere all'imprenditrice digitale.